La lavorazione classica del vetro, quella antica di oltre 4.000 anni, è la soffiatura. La soffiatura. Che avviene all'incirca nello stesso modo in cui i fanciulli fanno le bolle di sapone. Strumento principale per la soffiatura è la canna da soffiare, cioè un tubo lungo circa 1,60 m, munito di un'imboccatura a un estremo e di un manicotto di protezione all'altro estremo, il cui diametro interno è di 13 mm all'imboccatura e di 23 alla base. L'operaio immerge nel crogiolo l'imboccatura della canna in modo che vi aderisca una certa quantità di vetro. Maggiore o minore, a seconda dell'oggetto che deve essere soffiato, dopodiché soffia con forza nel bolo così formato, il quale si dilata come una bolla di sapone. Questo è il principio, naturalmente subisce numerose svariazioni a seconda dell'oggetto che si deve fabbricare o che verrà fabbricato. Considereremo cominciamo dalla fabbricazione delle bottiglie. Bottiglia. Il primo prende dal forno, dal crogiolo con la canna di quantità di vetro occorrente, il secondo arrotonda il bolo facendolo un poco rotolare su una piastra di marmo e vi soffia un poco di aria nell'interno per dargli una prima forma, immergendole poi in una bocca di riscaldamento per ridargli il calore perduto. Così il vetro e la soffiatura umana, per quanto più lenta e faticosa, dà sempre prodotti più fini della soffiatura meccanica e a maggior ragione della fabbricazione a stampo, che negli ultimi anni si è molto diffusa per la produzione di tutti quegli oggetti e recipienti di uso comune per i quali è possibile valersi di una forma e di una controforma.